Siamo con Giovanni Bosca della Tosti, un'azienda importante, Canelli, astigiano, nel cuore del Moscato d'Asti. Ecco, anche a Giovanni Bosca chiediamo come è andato il Vinitaly, ma quello del 2011. Vuoi sapere quello passato? Quello passato per noi è stato un Vinitaly molto interessante, perché ci ha permesso di consolidare la nostra posizione negli Stati Uniti, una posizione che oggi ci ha portato ad essere i primi venditori di Moscato d'Asti appunto negli Stati Uniti. Chiaramente ci sono stati tante altre minori appuntamenti, che alcuni ovviamente come sempre su 10, 3 o 4 si risolvono positivamente, ed altri invece sono delle cose che sicuramente possono venire in futuro. E anche quest'anno comunque devo dire che abbiamo avuto delle cose assai interessanti e ritengo che ci possano essere degli sviluppi positivi. Ecco, quindi un positivo sul 2011, sull'annata 2011, com'è andata? Ma guarda, tu lo sai benissimo, sei di Canelli, quindi sai benissimo che la nostra zona è una zona ancora baciata dalla fortuna, e speriamo che lo sia per tanto, perché ci sono tanti altri settori che sono decisamente in situazioni peggiori. Il vino e soprattutto il Moscato d'Asti e l'Asti sta viaggiando a numeri molto molto positivi, e riteniamo che possa continuare ancora per il futuro per parecchio. Ecco, allora invece sul 2012 possiamo dire qualcosa sul cambio di date, questi giorni che forse hanno favorito di più gli operatori che non i wine enthusiast, gli appassionati, o non è così? Sì, sicuramente, questo sì, senz'altro, perché innanzitutto il restringimento del periodo ha portato ad avere persone più qualificate e molto concentrate. Ovviamente questa cosa ha sfavorito un attimino chi vuole venire a fare una visita al Vinitaly. D'altronde mi sembra che il biglietto adesso costi anche 50 euro, non sono sicuro, ma forse di più. E quindi credo che con la crisi italiana alla fine non so in quanti, non ce ne sono stati tantissimi comunque, un po' domenica, oggi non moltissimo. Noi brindiamo sempre con Asti Tosti e con tutti i nostri prodotti della gamma, tra cui questo nuovo prodotto qua che abbiamo lanciato, che è la Spritz Ready, che è sicuramente un prodotto sul quale noi facciamo una grande attenzione e grandi aspettative. Grazie. Grazie a te.